È chiaro che è una comunità che ormai ha acquisito una tradizione e una storia. Soveria Mannelli è nota in Calabria per essere una delle nostre comunità più evolute. Ha sempre avuto ha rappresentato in Calabria un punto di riferimento perché è stata sempre promotrice di iniziative che poi si sono sviluppate anche altrove. E sono iniziano qua. Sono di Reggio Calabria, da Reggio ho sempre sentito parlare molto bene del vostro comune e oggi, visto che ora sono il prefetto di Catanzaro, ho deciso di venire a festeggiare con voi, che Soveria sicuramente rappresenta un centro propulsivo importante e dà un'immagine positiva dei nostri territori. Questo è un territorio che presenta sicuramente problematiche, però forse meno di altri posti. È un territorio dove tutto sommato i fatti positivi emergono più di quelli negativi. Noi in prefettura abbiamo il polso un po' della situazione dei territori perché giornalmente ci arrivano tutte le notizie e Soveria sicuramente è uno di quei territori da cui arrivano meno notizie. Questo è un fatto positivo. L'importanza della valorizzazione di un territorio, come nel caso di Soveria Mannelli, con iniziative volte, diciamo, alla cultura e soprattutto alla valorizzazione politica, di aspetti che alle volte la escludono, in questo caso la includono nella società. Quanto conta, per un comune piccolo che però cerca di rilanciarsi e avvicinarsi sempre più a grandi realtà? Io sono onorato oggi di poter partecipare ai festeggiamenti per i 210 anni del comune di Soveria Mannelli, una piccola realtà, come tante piccole realtà che disseminano il territorio calabrese. Nella nostra regione sono più di 400 i municipi, situati in un territorio montano, per certi aspetti anche impervio e di difficile raggiungimento, però ciononostante nel corso della sua vita ha dato i natali a personalità importanti, si è distinta per la vivacità dei fermenti culturali che da qui sono partiti, per le iniziative di rilievo che ha ospitato, e quindi è giusto, diciamo, celebrare questi primi 210 anni e guardare al futuro insieme a questa classe dirigente che oggi amministra il paese per definire traiettorie nuove che possano, in un contesto globale, quindi con tante opportunità, ma anche con tante difficoltà, vedere questa comunità ancora protagonista insieme a quella calabrese. Lei pensa che comuni del calibro appunto di Soveria Mannelli, per cercare di incrementare ad esempio l'afflusso in realtà come questa, debbano fare rete? Ma non c'è dubbio, ormai sia per, diciamo, i procedimenti legislativi che invitano e stimolano a unirsi le piccole municipalità, sia per la necessità di governare insieme il territorio, è importante definire una strategia di rete che travalichi e superi il vecchio municipalismo. Per quanto mi riguarda e per quanto riguarda un altro concittadino importante e autorevole di Soveria, come il professor Caligiuri, con il quale abbiamo diviso un'esperienza di governo regionale, ci siamo caratterizzati anche per aver definito attraverso i PISL, un acronimo che segna, diciamo, una traiettoria di governo che ha spinto molte municipalità a definire insieme la propria strategia di sviluppo, passando appunto dalla definizione di comunità di intenti attraverso le quali beneficiare di finanziamenti comunitari, soprattutto con i quali progettare un proprio sviluppo che fosse, che sia istituzionale, sociale, economico e culturale. Questa è la sfida, io ritengo che noi dobbiamo essere in grado di affrontarla e di vincerla.
Il professor Mario Caligiuri, che da sempre ha rappresentato la cultura, possiamo dire, in Italia, in Calabria, ma anche nel mondo per le sue pubblicazioni. Quest'estate ha inaugurato nuovamente questa bellissima iniziativa che è l'Università d'Estate e la sta riproponendo con i fatti nell'amministrazione comunale. Vogliamo dire cos'è la cultura e com'è importante la cultura per comuni come Sovrio Mannelli, dove il rilancio quotidiano che voi fate ne dà lustro, non solo in Calabria ma in tutta Italia. La cultura è fondamentale per poter fare politica. Prima la cultura era una chiave di accesso alle istituzioni, mentre adesso oggi fare cultura e avere cultura diventa quasi un limite. Credo che invece sia importante dimostrare, e a Sovrio Mannelli sono 210 anni che cerca di farlo, che attraverso la cultura si possono cambiare i destini e la sorte del tempo. E le iniziative che stiamo svolgendo anche in questa giornata, che è una giornata particolare, quella del nostro compleanno, e va proprio in questa direzione, dimostrare che attraverso la cultura, attraverso l'educazione, si possono creare delle cose positive, si può costruire il futuro. Il futuro è bellezza, soprattutto perché è stato richiamato più volte nell'università la bellezza proprio della cultura per cambiare il mondo. Vittorio Sgarbi insieme con Michele Ainis hanno scritto un libro molto bello e importante che si chiama La Costituzione e la Bellezza, in cui propongono di inserire il valore, l'importanza della bellezza all'interno della Corte Costituzionale, della Carta Costituzionale, e noi inseriremo la bellezza nello statuto del nostro comune. Ringraziamo il professor Mario Caligiuri, auguriamo buon compleanno al Comune di Sovrio Mannelli per ancora più anni di cultura e soprattutto di sviluppo per il territorio. Credo che sia importante fare in modo che le istituzioni diano risposte ai bisogni dei cittadini, soprattutto in anni così difficili, così complessi, dove siamo attanagliati da una crisi che nulla risparmia. Crediamo che invece le istituzioni debbano essere al servizio dei cittadini e dare risposta a quelli che sono i loro bisogni. Sono onorato di ricevere tutte queste personalità per il compleanno del Comune di Sovrio Mannelli, anche se il compleanno del Comune di Sovrio Mannelli viene ricordato non tanto per ricordare una data di nascita, ma perché questa amministrazione ha inteso ricorrere, andare, ripercorrere le radici, perché ripercorrere le radici è un esercizio utile per affrontare meglio il nostro futuro. E siccome vogliamo prepararci bene al futuro, riteniamo utile una riflessione sul nostro passato. E questo facciamo, abbiamo deciso di farlo ogni anno dagli inizi del 2000, per andare alla ricerca e per rinforzare il senso di identità, ed è questo che vorremmo ottenere. Insieme al compleanno del Comune, il 19 gennaio, questa amministrazione ha deciso nel 2006 di assegnare il premio Manno d'Oro a qualsiasi cittadino che si fosse distinto con l'esempio della propria vita e delle proprie opere. Quest'anno il premiato è Stefano Maiolo, un giovane soveritano che si è particolarmente distinto nell'ambito musicale e quest'anno presenterà una canzone a Sanremo. Quindi siamo onorati di questo e per questo Sovrio Mannelli prima di dire due parole su Stefanino, io passerei la parola al vice sindaco professor Mario Caligiuri per i saluti. Buonasera, signor sindaco della città Leonardo Cirianni, signor prefetto della Repubblica, Sua Eccellenza Luisa Latella, signor vicario della Curia Vescovile di Lanzi Eterno, onorevole Adamo Castagnaro, signor colonnello della Guardia di Finanza, tenente colonnello Bianco, signor capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sovrio Mannelli, Francesco Zanga, signor Manno d'Oro, Ralf Chiodo, il Manno d'Oro alla famiglia Maiolo, al dottor Pietro Mancini, presidente della Fondazione Giacomo Mancini, e l'onorevole Giacomo Mancini, che saluto e ringrazio per essere qui insieme con noi, e ovviamente un saluto particolare ai cittadini
della nostra comunità oggi che celebriamo la festa della città. Oggi è una giornata particolare, è un anniversario particolare, essendo il 210° anno del comune di Soveria Mannelli, che anche questa volta è stato suggellato da un bellissimo manifesto di Guglielmo Siviani. Dal 2003 è una consuetudine celebrare questa manifestazione. Nel 2007, in occasione del bicentenario del nostro comune, quando il presidente del comitato delle celebrazioni era il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga, abbiamo assegnato per la prima volta il mando a un riconoscimento, come diceva il nostro sindaco, che viene assegnato a cittadini particolarmente benemeriti. E poi, oltre a questo, noi assegniamo ogni anno due benemerenze civiche. Quest'anno abbiamo voluto sottolineare il nostro compleanno declinando la nostra città attraverso le sue caratteristiche e i suoi valori. Abbiamo iniziato, non a caso, questa mattina con la città dei talenti, quando raffiò Manno d'Oro del nostro comune è andato a illustrare la sua straordinaria esperienza di vita nelle scuole della nostra comunità. Ralph Chiodo è un emigrante che è partito da Soveria Mannelli da bambino, è andato in Canada e in Canada è diventato uno degli uomini più facoltosi e influenti di tutto lo Stato ed è un esempio, un simbolo, una testimonianza per tutti noi. Dopodiché abbiamo proseguito con Città dell'Innovazione, con un incontro in cui abbiamo dato appuntamento alle università della nostra regione, ad innovatori della nostra regione per avviare una struttura che è definita, è stata chiamata l'Officina delle Idee e che è stata finanziata nel 2012-2013 nell'ambito dei PISL dall'assessore, dall'allora assessore regionale Giacomo Mancini, che ringrazio e saluto. Poi abbiamo proseguito con la città dell'educazione, abbiamo ricevuto in questa sala il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Diego Buscemi, perché intendiamo ricostruire la città si ricostruisce, la democrazia si ricostruisce attorno all'educazione, attorno ai valori. Poi abbiamo ancora proseguito e con il nostro sindaco abbiamo svolto la città delle opportunità, inaugurando l'ampliamento di una società per servizi telefonici che quest'anno, nel 2017, assumerà circa 20 persone. È la società Creative Com, che è di fronte alla Compagnia dei Carabinieri, via Campidiglio. Poi abbiamo proseguito poco fa con la città dell'informazione, sottoscrivendo un protocollo d'intesa con Libera TV, e per promuovere le iniziative che la nostra comunità va svolgendo. E abbiamo anticipato anche un altro protocollo d'intesa che svolgeremo con Calmius, con Luigi Salzini, che sta curando la comunicazione di questo nostro centro. Adesso stiamo svolgendo la città dell'identità, offerendo il Manno d'Oro, questo premio cittadino, insieme alle benemerenze civiche, e concluderemo stasera alle 18 alla biblioteca Michele Caligiuri con la città della sicurezza, con Nicola Gratteri che presenterà il suo ultimo libro, Padrini e Padroni. Cari concittadini, gli anni che stiamo vivendo sono difficili e complessi. Nel nome della rosa si leggeva che erano anni in cui ogni corretta regola sembrava essersi sciolta. E noi invece abbiamo l'ambizione di indicare e perseguire una strada. E siamo convinti che la comunità è fatta di storia e di cultura, di persone e di cose, di terre e di case, di passioni e di ambizioni, di memorie e nostalgie. La nostra comunità ha le caratteristiche tipiche, eccellenze, del sottosuolo. Abbiamo pochi abitanti, abbiamo un territorio molto limitato, 20 km quadrati, viviamo nelle aree interne. Avete visto per arrivarci, lo dico agli amici che sono venuti da fuori, sapete come è complicato arrivarci, soprattutto nei giorni di Nelle. Abbiamo però avuto l'ambizione di trasformare i punti di debolezza in punti di forza.
anche grazie alle capacità amministrative che si sono susseguite in tutti questi anni. Noi siamo l'unico comune d'Italia di 3.000 abitanti che ha un ospedale civile e ha una compagnia dei carabinieri. E su queste cose poi dirò meglio dopo. Per il Censis noi siamo il comune più informatizzato d'Italia, per il Formez uno dei comuni a maggiore tasso di sviluppo della Calabria, per l'ANCI siamo stati uno dei 10 comuni a maggiore vocazione alla globalizzazione del nostro paese, insieme a Milano, insieme a Roma, insieme a Catania, insieme a Firenze. Recentemente la stampa ha dedicato un'intera pagina al nostro comune, così come anche il New York Times, il quotidiano più importante del mondo, ha dedicato un articolo positivo alla nostra comunità, e qualche giorno fa TG2 Dossier ha dedicato un servizio che poi è andato successivamente avanti, mi sembra, in forma ridotta sul TG3 della Calabria. Sappiamo bene che i problemi sono tanti e sono complessi, che la situazione finanziaria è molto pesante, come nel resto del paese, ma questo non ci deve fermare, non deve essere un alibi, anzi deve spingerci a fare sempre di più, coltivando nuove ambizioni e creando nuove piramidi. Soveria ha puntato su questi elementi, sull'innovazione, abbiamo puntato sulla informatizzazione, punteremo sull'energia, e come siamo il comune più informatizzato d'Italia, abbiamo scritto nel programma elettorale che vorremmo diventare il comune a totale autosufficienza energetica d'Italia. Così come vogliamo puntare sull'educazione, un comune che mette al centro del progetto politico l'educazione, un comune che vuole coltivare la bellezza. Non a caso nell'Università d'Estate, che si è svolta nel mese di agosto, Vittorio Sgarbi, amico storico della nostra comunità, ha presentato il suo ultimo libro, La Costituzione e la Bellezza. Noi varieremo lo statuto comunale e inseriremo che il comune promuove la bellezza. E poi anche la creatività. 20 anni fa, nel 97, quando era assessore comunale eccellenza Giordano Bruno Guerri, con la delega al dissolvimento dell'ovvio, abbiamo inventato la prima notte bianca d'Italia. Qua, no, a Roma, è stata creata qua. Quindi puntiamo sul lavoro, sulle opportunità. Oggi ho citato l'esperienza positiva di Creative Collo, che è una società fatta di giovani, che occupa giovani, e abbiamo anche un'area industriale dove dal mese di giugno in poi si è ritornato a investire. Abbiamo rilasciato una licenza edilizia per un panificio e la ditta Siriani sta completando i lavori del nuovo intervento. Quindi sono opportunità che si ampliano in un momento in cui il lavoro si riduce. Ci sono invece prospettive opposte nella nostra realtà. Abbiamo una vivace realtà imprenditoriale, la Rubettina Editore, una delle case editrici più importanti del nostro paese, la Camillo Siriani Arredamenti, che esporta arredi scolastici in tutto il mondo, così come il lanificio Leo, un'antica fabbrica della lana con impianti dell'Ottocento ancora perfettamente funzionanti. E poi c'è la filiera dei funghi, la filiera dell'alluminio, con tante ditte che operano, danno lavoro e danno immagine alla nostra comunità. E dato che nulla succede per caso e il nome è presagio, noi già dalla origine del nostro comune diciamo qual è la nostra identità. Soveria deriva da suvare, luogo dove si accoppiano i suini. Mannelli era l'attrezzo con cui veniva lavorato il lino, perché noi eravamo i più bravi artigiani del lino calabrese, quindi origini contadine e artigiane, quindi di gente che lavora, che ha sempre lavorato, che costruisce sul lavoro, sulla dignità del lavoro. Quindi abbiamo anche, vogliamo valorizzare le risorse agricole. Il sindaco Siriani ha promosso un interessante e importante progetto per valorizzare le risorse agricole del nostro comune. Alla scuola agraria, stamattina ce lo diceva il preside, c'è un'azienda con 14 ettari, che quindi è una realtà che va promossa e valorizzata. Quindi noi intendiamo promuovere tutte le risorse,
tutte le energie di coloro i quali intendono costruire nell'interesse generale. Ma si costruisce con i valori, e la presenza di Don Adamo Castagnaro per noi è particolarmente cara. E si costruisce con le istituzioni. La presenza di Sua Eccellenza Latella è molto importante, perché proprio in occasione di un Manno d'Oro di qualche anno fa, un suo predecessore nel 2007 venne e ci consegnò il decreto di conferimento del titolo di città. Quindi i valori e l'identità, lo spirito dei luoghi, quello che abbiamo sottolineato nella Università d'Estate di quest'anno, che ha visto non solo la presenza di Vittorio Sgarbi, ma la presenza del sindaco di Matera, città capitale europea della cultura per il 2019, la presenza di Paola Dubini, il presidente del corso di laurea di Economia della Cultura della Bocconi di Milano. Quindi noi siamo convinti che se non sappiamo chi siamo, non sappiamo dove andare. C'è un verso attribuito da alcuni a Rainer Maria Rilke, cioè che nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare. Quindi noi questa sera assegneremo il Manno d'Oro e colgo l'occasione per ringraziare il sindaco Sirianni che ha voluto riprendere questa manifestazione, questa iniziativa che porta all'attenzione dell'opinione pubblica regionale e nazionale il nostro comune, ma che soprattutto sottolinea valori, tradizioni e identità. Nel 2007 abbiamo assegnato il premio alla memoria di Rosario Rubettino, il nostro grande editore. Nel 2008 a Mario De Filippis, il più grande collezionista di ex libris al mondo. E il 2009 a Ralph Chiodo, che è qui insieme con noi, e vi prego pure io di salutarlo con un applauso per quello, per l'esempio che lui quotidianamente ci dà. Nel 2010 a Luigi Grandinetti, che era il direttore amministrativo dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, e purtroppo scomparso, e nel 2011 a un nostro grande sindaco, a Micuzzolo Iacono, che voglio fare ricordare anche con un applauso per quello che ha fatto per la nostra comunità. Adesso, lo diceva il sindaco, il Manno d'Oro viene assegnato a un giovane, a un giovanissimo, a Stefano Maiolo, un musicista che è stato ad Amici, che presenta un suo disco a Sanremo, come ha detto il sindaco, e che ha anche partecipato, se non ricordo male, anche allo Zecchino d'Oro. Quindi una gloria cittadina che abbiamo voluto celebrare come segno verso le giovani generazioni. E poi assegniamo due benemerenze civiche. Questa volta l'assegniamo a Giacomo Mancini, alla memoria di Giacomo Mancini, un politico al quale ogni calabrese deve qualcosa. Cittadino onorario della nostra comunità, quando è scomparso abbiamo proclamato il lutto cittadino. Un socialista e un grande meridionalista. E questo è l'unico premio, caro Pietro, caro Giacomo, che l'amministrazione comunale di Soveria Mannelli assegna a un politico. Non abbiamo mai assegnato né premi né abbiamo intestato strade a politici, perché riteniamo che siano importanti i valori e che siano importanti le realizzazioni. E Giacomo Mancini, con il sostegno determinante che ci diede prima da Ministro della Salute e poi da Ministro dei Lavori Pubblici, e grazie a lui soprattutto che abbiamo la grande realizzazione dell'ospedale civile di Soveria Mannelli, che ha cambiato il volto di questa comunità e di questo territorio, e che seppure al momento ha qualche difficoltà, è una struttura che è sul territorio e che continua a dare servizi e ne potrà dare ancora di più nel prossimo futuro. Giacomo Mancini, nella presentazione di un libro alla Camera dei Deputati, scritto da Pietro, a cui ho avuto l'onore di poter intervenire, è stato definito un hombre vertical, cioè un uomo che era convinto delle sue idee e le portava avanti con grande rigore e con grande impegno. L'anno scorso sono trascorsi 100 anni della sua nascita e noi abbiamo voluto ricordarlo come comunità, conferendo questa benemerenza civica a Giacomo Mancini, alla sua memoria. E un altro premio, un altro riconoscimento, non a caso lo abbiamo assegnato a Vincenzo D'Agostino,
un imprenditore coraggioso che opera in Calabria, che è una realtà difficile da tutti i punti di vista. Ha realizzato una società che è Omni Energia, che è nota in tutta Italia e in tutta Europa, partendo dal sud. Ed è molto importante quello che lui ha fatto, perché quando si è imprenditori al sud, si è imprenditori due volte, perché è facile farlo in altri contesti, e quindi questa testimonianza ci è sembrata particolarmente importante, perché si lega alla nostra idea, al nostro progetto di valorizzare l'energia, di fare diventare Soveria Mannelli un comune a totale efficienza energetica, il che significa risparmi per il bilancio del comune, risparmi per le aziende, risparmi per le famiglie. Quindi è un sogno, noi sappiamo che non è semplice, però sappiamo che è possibile. Lo stesso percorso che abbiamo fatto con Soveria.it. Quindi grazie a Vincenzo D'Agostino di essere qui questa sera insieme con noi. Concludo, bisogna essere costruttivi. Papa Francesco ci ricorda che quello che distrugge una comunità sono le chiacchiere. Noi vogliamo ricostruire la città. Il nostro motto nella campagna elettorale era tornare grandi. Non sapevamo che avrebbe poi usato successivamente lo stesso slogan anche Donald Trump con Great Again. Quindi siamo stati sulla linea di quello che poi bisognava fare. E a proposito di Trump, un aneddoto ve lo devo, anche perché è emblematico. L'estate scorsa mi trovavo a Borboruso da Pino con Ralph Chiodo e abbiamo parlato delle elezioni americane. C'era la Clinton che era avanti di 15 punti, 20 punti, 25 punti, tanto è vero che si discuteva se Trump dovesse ritirarsi o meno dalle elezioni. Allora disse: ma come la vedi tu, Ralph? Cioè, guarda, vince Trump, mi ha detto. Ma dico, ma tu sei sicuro? Ha detto, senza dubbio vince Trump. Mi ha anche spiegato il perché. Mi ha spiegato che quando andava negli Stati Uniti d'America, andava nei luoghi dove c'erano le fabbriche, dove c'erano decine, centinaia e centinaia di lavoratori, non solo non c'erano più lavoratori, non c'erano neanche più i capannoni, c'erano solo prati verdi. E quindi lui dice qua, il popolo americano non è contento di queste cose. Vedrai che vincerà Trump. E ha vinto Trump. Allora, perché gli slogan, il tornare grandi, grit e grain, che sembrano solo parole? No, perché le buone idee sono di tutti. E le buone idee servono per ricostruire la democrazia. E la crisi della democrazia richiede più democrazia. E la democrazia significa saper distinguere il vero dal falso. Allora, questi sono, diciamo, il nostro impegno. Quello che noi vogliamo fare nei prossimi anni, nella consapevolezza che il futuro non si aspetta, il futuro si prepara. Buon augurio a Soveria Mannelli, buon compleanno Soveria. Grazie Mario, ci fa sempre piacere ascoltarti. Siccome avevamo programmato di stabilire una videoconferenza col premiato di questa sera, io chiedo al consigliere Paola se riusciamo a sentirlo. E nel mentre tentiamo di stabilire la connessione, io vorrei leggere due note biografiche di Stefanino Maiolo. Stefano Maiolo nasce il 16 gennaio 1991 a Soveria Mannelli. Sin dall'infanzia non gli è mai mancata la passione e la dedizione all'arte e in particolar modo alla musica, legatissimo al suo inseparabile pianoforte. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene, come ha detto Mario, nel novembre del 98, che lo vede interprete della canzone Batti 5, 4 quarti di silenzio, nella 41esima edizione dello Zecchino d'Oro, in onda su Rai 1. Da allora l'intenzione di crescere musicalmente lo spinge allo studio accademico del pianoforte e della composizione presso il conservatorio, dove si imbatte nella dimensione spirituale dell'arte, diversa da quella che fino a quel momento aveva percorso con diverse esperienze che si sviluppano tra Francia, Spagna e Inghilterra.
Nel 2009-2010 è protagonista della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, in qualità di cantante insieme ad Emma e Loredana Errore, distinguendosi per la sua originalità di interpretazione e costruzione delle cover musicali da lui eseguite al pianoforte durante le dirette del pomeridiano e del serale in onda su Rai 5. Dopo Amici nasce in lui l'esigenza di esprimere qualcosa di suo attraverso percorsi musicali nuovi, generati dalla fusione delle sue esperienze e conoscenze musicali nei più vari stili, musica classica, romantica, moderna, pop e rock. Il primo frutto di questa ricerca è La tragica verità, canzone rappresentata da Stefano nella sua filosofia di creare il nuovo pop partendo da radici musicali molto antiche e nella quale è possibile riscontrare l'insegnamento dei suoi più grandi maestri come Bach e Chopin. La tragica verità è il brano con il quale Stefano Maiolo si presenta alle selezioni di Sanremo Social e riesce ad arrivare nei primi 30 scelti dal web su 1600 video caricati. Questo gli dà la possibilità di esibirsi nella giornata di Sanremo Social Day il 12 gennaio del 2012 davanti a Gianni Morandi e Gianmarco Mazzi. Subito dopo questa esperienza avviene l'incontro con Roberto Vecchioni, il quale, innamorato della tragica verità, vuole incontrare Stefano. Nel 2013 Stefano inizia la sua collaborazione artistica con Franco Zeffirelli. L'incontro con Franco Zeffirelli è per Stefano una delle più grandi esperienze della vita. Arte, musica, estetica sono le costanti quotidiane di un rapporto quasi di altri tempi, in cui Stefano ha modo di guadagnarsi la piena fiducia di un maestro del calibro di Zeffirelli. Questo sodalizio è tutt'oggi in essere, anche se a settembre del 2015 Stefano decide di trasferirsi in maniera definitiva a New York, dove inizia a scrivere colonne sonore per film prodotti dalla Columbia University sotto la guida di Jamal Joseph. Successivamente si trasferisce a Los Angeles, dove scrive e lavora al suo progetto discografico in inglese, affiancando il produttore David Foster, Jay Landers, Quincy Jones e artisti come Celine Dion e Josh Groban, Dolly Parton e tanti altri. Nel prossimo Festival di Sanremo, Stefano presenterà come autore insieme a Giorgia il brano Con te, interpretato, che sarà cantato da Sergio Silvestre, vincitore del talent show Amici 2015-2016. Questo è Stefano, per questo motivo abbiamo inteso premiare questo giovane valoroso di Sovrano Manella della nostra città. E adesso pregherei, è già in linea Stefano. Stefano, questo applauso è tutto per te. Te lo devi godere perché te lo sei meritato, d'accordo? E in questa sala consiliare c'è tanta gente, sono tutti degli amici, ci sono personaggi importanti, c'è il nostro prefetto. Mi stanno avvisando che è arrivato adesso il sindaco di Collatura. Siamo felici di questo, sarà anche con noi per il saluto a Stefano Maiolo. Stefano, dici qualcosa, sei il Manno d'Oro 2017, ciao. Maggiore e quindi sono veramente contento di essere calabrese, di essere soveritano, di essere adesso qui e portare le mie origini oltre oceano. Quindi grazie. Adesso vorrei che Mario consegnasse le benemerenze agli intervenuti e quindi prego di portare i riconoscimenti.
li dà Mario, via. Il testato di benevolenza civica alla memoria di Giacomo Mancini, cittadino onorario di Sovere Magnelli, uomo politico al quale ogni calabrese deve qualcosa. Il sindaco Leonardo Severo. Grazie. Complimenti. Grazie. Innanzitutto ringrazio il sindaco Sirianni, l'amico professor Paligiuri per questo riconoscimento. Giacomo Mancini, mi complimento per il compleanno di Soveria Mannelli e ho sentito con attenzione, con molto interesse le cose che prima il sindaco e poi l'amico Mario hanno detto, e io voglio cogliere uno spunto positivo dalle loro parole, cioè che nelle difficoltà il messaggio è questo, di non arrendersi, di cogliere le non molte ma presenti realtà positive nel territorio. Questo credo che anche quando ha governato ed è stato presente nel Parlamento, ricordava Mario, un mese fa lo abbiamo ricordato, Giacomo Mancini, proprio in quella che è stata la sua casa per 44 anni, il Parlamento, queste persone e voi oggi dimostrate di fare nei ruoli che occupate, cioè non delegando, non piangendo, non facendo le solite lamentazioni, ma cercando nei rispettivi campi di fare avanzare il comune, l'attività imprenditoriale, l'attività culturale importante della casa editrice Rubbettino, che ringrazio anche perché ha contribuito negli anni scorsi, dopo la triste scomparsa dell'onorevole Mancini, con importanti pubblicazioni, di farlo conoscere non solo in Calabria ma fuori, ed è importante che lo abbia fatto anche una casa editrice calabrese e che in Calabria ce ne siano altre. Ecco, di dare, come il giovane musicista che ha parlato prima e che è stato meritatamente premiato da voi, ecco, questa Calabria che non si arrende, che cerca di battersi, di superare le difficoltà. Spesso, certo, Mario è stato, quando è stato assessore regionale, purtroppo l'esperienza è finita, però l'ha fatta con impegno, portando con competenza e con passione nella sua comunità, ma anche, lo ricordava, i tanti personaggi, ne cito uno per tutti, il presidente emerito Cossiga, che è stato qui, no? È stato vostro ospite, e Sgarbi, tanti altri. Perché? Non certo per simpatia umana e personale per Mario e oggi per il sindaco che io condivido e faccio mia, ma soprattutto perché vedono la qualità della vita, le iniziative, la voglia di fare, che anche, e ringrazio per questo premio alla memoria, che sarebbe stato, se fosse ancora tra noi, molto gradito da Giacomo Mancini, perché anche lui in tarda età si è posto al servizio
della sua comunità, non andando in pensione, ma fino all'ultimo indossando la fascia tricolore e dando una testimonianza, non di scrivere un libro, ma di fare concretamente il dovere che noi adesso, diciamo, come fondazione e con il libro e con altri che spero che ne verranno scritti, non solo da me, per illustrare e per, diciamo, portare anche fuori dalla Calabria le realtà positive, perché noi spesso apriamo la televisione per messaggi brutti che vengono dalla Calabria. È importante invece sottolineare l'ingegno di tanti nostri corregionali. Non so se l'attuale giunta, spesso diciamo regionale, lo fa, dovrebbe secondo me farlo di più, perché insomma personaggi come Giacomo Mancini o come altri, come non devono essere soltanto i familiari o diciamo la fondazione a lui intitolata, come dimostrate voi questa sera, deve essere un po' un patrimonio di tutti. Spesso a Roma, a Milano, degli amici che lavorano lì mi dice: guarda, molti mi chiedono, ma lei è calabrese, è di Cosenza, allora è concittadino dell'onorevole, e molti si sentono orgogliosi di questo, come voi stasera ci sarà Sanremo, vi sentirete orgogliosi di avere un concittadino. Ecco, questo senso della calabresità, ma non, diciamo, in senso chiuso e gretto e provinciale, ma orgoglio, dignità, testa alta, quello che diceva sempre Giacomo Mancini, andare a Roma, confrontarsi con le autorità, a Catanzaro con la regione, con la schiena dritta, a testa alta, non piatendo, ma rivendicando le proprie istanze, come Mario ha fatto nella sua esperienza di assessore regionale e prima ancora di sindaco, come fa all'Università della Calabria e io più modestamente di lui, scrivendo qualche articolo sui giornali, come fa l'attuale sindaco e come fanno i tanti amici che io questa sera saluto, ringraziandovi ancora affettuosamente di questa benemerenza che conserveremo come le cose più gradite per il ricordo, non fine a se stesso, ma come stimolo, perché noi abbiamo intitolato così il nostro centenario. Lasciato, credo, con me le cartoline che darò al sindaco, la sigla del centenario è 100 anni avanti, perché l'anno scorso era il centenario di Giacomo Mancini, quindi auguro anche a Soveria Mannelli altri 100 anni di attività amministrativa e in tutti i settori piena di soddisfazioni come quelle che stasera giustamente festeggiate e ricordate. Grazie. Scusa Pietro, è per non uscire dalla calabresità che tu hai nominato, l'amministrazione ti vuole donare questo volume. Grazie. Edito da un calabrese che ricorda un grande calabrese come Mattia Preti. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Complimenti. Grazie. Adesso la seconda benemerenza civica a Vincenzo D'Agostino, amministratore delegato di Omni Energia, imprenditore coraggioso e innovatore. Il sindaco, dottor Leonardo Sirianni, consegna il prefetto della Repubblica, Luisa Latella.
Grazie. Mi sento onorato. La settimana scorsa ho ricevuto la telefonata che mi annunciava questa onorificenza e per me è stato sicuramente un grande orgoglio, ma permettetemi di dire che sono veramente onorato di questa benemerenza, perché non lo si fa a tutti, insomma, quindi quest'anno comunque è toccata a me che vivo, diciamo, in posti, diciamo, non proprio a fianco, cioè non sono, diciamo, tradizionale del Reventino. Quindi, vabbè, innanzitutto un ringraziamento, diciamo, al sindaco, al professore Caligiuri, a Marco e Florindo Rubettino, che ci conosciamo da tanto tempo, al prefetto Sua Eccellenza Latella e, insomma, alle autorità tutte. Permettetemi solo una cosa flash, simpatica forse, insomma, almeno mi auguro. Oggi 210 anni dalla nascita del comune. Non so chi altri ha fatto lo stesso mio ragionamento, forse poco, perché io sono classico di fare queste cose. 210 è un numero magico ed è la produttoria dei primi 5 numeri primi del nostro sistema numerario. Cioè i primi numeri, 5 numeri primi sono l'1, il 2, il 3, il 5 e il 7. Se voi moltiplicate 1 per 2 per 3 per 5 per 7 fa 210. Ecco, questa sequenza in pratica è avvenuta la prima volta nel 1807, nel 1809, nel 1815, 1837 e adesso nel 2017. La prossima avverrà nel 4327. Quindi auguro al comune di Soveria Mannelli nel 4327 che qualcuno spero che ripigli questa mia sequenza matematica e mi ricordi insieme a quelli che siamo oggi, che quindi è un augurio, diciamo, di lunga vita. Hai usato una matita o il computer? No, questo è semplice perché sono pochi numeri. Va bene. Allora, io solo una cosa mia personale, ma la dico velocissimamente. Nel 1985 ero il rappresentante degli studenti all'Università della Calabria, rappresentante al Consiglio di Amministrazione, e in quel periodo organizzammo un convegno all'Università della Calabria presso proprio l'Aula in Ferro con alcuni poi anche politici locali, tra cui poi concluse diciamo il convegno proprio Giacomo Mancini. Ecco, allora ero un giovane in erba, io fui il relatore, diciamo, come studente, e a conclusione, dopo il mio intervento, che è stato il penultimo, poi lui fece le conclusioni, ricordo che disse: questo ragazzo mi piace, e poi mi fece, come normalmente faceva, insomma, i giovani che lui diciamo cercava anche di stimolare, mi disse: questo ragazzo farà carriera. Ecco, quindi a distanza di tanti anni ci ritroviamo insieme allo stesso tavolo oggi con la memoria, rappresentato da Pietro, che saluto con... Va bene. Allora, giusto due cose sono stato chiamato qua per l'innovazione, per questa riconoscenza, e racconto velocemente un po' cosa è stata... Come è nata Uomini Energia? 15 anni fa, agli albori degli inizi del libero mercato dell'energia, e in pratica in Calabria nasceva questa società che all'inizio era nata come consulenza energetica. Ebbene, iniziò a fare l'attività di venditori di energia elettrica in un contesto all'inizio di quando parteva il libero mercato, dove in pratica culturalmente già le grandi aziende avevano diffidenza. Quindi dopo 40 anni più di monopolio, passare sul libero mercato era sicuramente una grande novità. Noi iniziamo a proporre questo e quindi lavoravamo in un contesto particolarissimo, dove i nostri competitor
erano le grandi multinazionali, l'Enel, E.ON, insomma, Endesa, eccetera, e quindi questa piccola mosca contro, diciamo, dei giganti, nessuno avrebbe dato, diciamo, avrebbe scommesso un centesimo. Con anche, diciamo, qualche altra particolarità non positiva. Siamo partiti con 10.000 euro di capitale sociale, va bene? In un contesto particolare dove in pratica, diciamolo tranquillamente, Calabria e Basilicata sono un po' le regioni che sono molto restie all'innovazione, va bene? Ebbene, per non farla lunga, oggi Omnia Energia siamo circa 90 persone, di cui i due terzi laureati, tranne due, quindi 63 laureati, tranne due, tutti laureati all'Università della Calabria, orgoglio nostro, di tutti i calabresi anche, di cui gran parte dei laureati di estrazione tecnica. Come e perché ci siamo differenziati? Siamo andati nell'innovazione in un contesto così particolare, dove ci vuole veramente tanto coraggio e tanta intraprendenza. In pratica noi dall'inizio per affrontare la concorrenza non vendavamo prodotto, quindi l'energia elettrica come si faceva e ancora molti fanno, noi vendevamo soluzioni, cioè l'energia elettrica associata alle soluzioni. Oggi a distanza di 15 anni qualche grande player nazionale inizia a proporre soluzioni, quindi noi siamo partiti 15 anni fa, almeno sul settore commodity. Un'altra nostra branca è quella dell'efficienza energetica. Nel 2013, grande orgoglio mio personale, della mia realtà e spero di tutti i calabresi ma anche degli italiani, nel 2013 vinciamo il primo premio europeo per edifici energeticamente sostenibili. Andiamo ad Hannover a ritirare questo premio, l'unica volta che l'Italia ha vinto questo premio. La terza gamba, diciamo, della nostra realtà, diciamo, di business sono le soluzioni energetiche dell'ICT. Bene, vi do in anteprima, perché è la prima volta che lo dico pubblicamente, due giorni fa ci è arrivata la comunicazione da Monaco, dall'Ufficio Europeo Brevetti, che il brevetto dell'Omnia Meter è stato riconosciuto a noi di Omnia Energia. Questo significa, sembra una cosa che per i non addetti, scusate, sembra una cosa, diciamo, boh, e che cos'è sta cosa? L'Omnia Meter è il cervello intelligente che entrerà nelle case di tutto il mondo. Il brevetto di questo sistema è nostro, parte qua dalla Calabria. Va bene. Era un po' per dire che comunque questo connubio Omnia Energia Soveria Mannelli, che comunque esprime diciamo queste positività che si può dimostrare che in un territorio particolare chiuso, no? Si riesce ad avere, diciamo, questi riconoscimenti nazionali, insomma, no? Come il paese più informatizzato e altro, ecco, questa cosa ci contraddistingue. Quindi rispondo al professor Caligiuri che si può, si deve un paese diventare sostenibile e autosufficiente. L'intelligenza sta nel saperlo fare e saperlo fare nel più breve tempo possibile. Perché non lo si fa, scusatemi, per magia, ci vogliono i soldi, però i soldi si possono trovare e ci sono forme dove addirittura si possono creare, diciamo, interventi virtuosi. Allora, per concludere, quando c'è la volpe che quando non raggiunge l'uva si dice che è amara, è acerba. Io sono quella volpe che quando l'uva non si può raggiungere, piglio un bastone, piglio una scala, chiamo qualcuno, sta uva, bisogna raggiungerla. Grazie.
Grazie. Adesso passiamo al Mando d'Oro 2017 che viene attribuito a Stefano Maiolo, musicista e artista di livello internazionale. Onora la nostra città rappresentando un esempio per le giovani generazioni. Ritira il premio la sorella Maria. Grazie. Ringrazio il sindaco Leonardo Sirianni e l'amministrazione comunale tutta per aver conferito a Stefano questo meraviglioso premio. Siamo veramente onorati, grazie a nome di Stefano e di tutta la famiglia Maiolo. Adesso continuiamo la serata con gli interventi di Donna Damo, le parole di saluto, poi quello dello scemico Raffi Chioda e poi pregherei il prefetto Sua Eccellenza di concludere per me la serata. Grazie. Buona notte. Chiesto prima di iniziare pubblicamente la seduta fine con la sala comunale. Consiglio comunale, al signor sindaco ho chiesto: ma te li senti tutti i figli, quelli di Soveria Mannelli, visto che è il compleanno di Soveria? I figli sono, si dice a Napoli, pezze e core, no? Quindi, poi conoscendo il dottore Sirianni, nel particolare, diciamo, quindi per il lavoro che ha svolto e per altre situazioni particolari, io mi auguro che lui veramente possa fare il sindaco e sicuramente lo farà, perché è un papà e quindi posso continuare a fare il sindaco. Porto un esempio, chissà se ci azzecca, come diceva qualcuno, come Giorgio Lapira. Giorgio Lapira, che oltre ad essere un sognatore come Mario Caligiuri, era anche un contemplativo e diceva che lui non dormiva tranquillo fino a quando tutti gli abitanti di Firenze non occupavano una casa, e sappiamo tutti poi come lui è morto alle case popolari, perché voleva veramente che tutti gli abitanti di Firenze avessero un'abitazione. Io mi auguro che si continui a sognare come il dottore Caligiuri sogna, e oltre che poeta, con i piedi per terra, e mi complimento con le onorificenze che avete dato all'imprenditore e alla memoria di Giacomo Mancini, perché è un calabrese di quelli con la testa dura nel senso buono, e Stefano, che poi conosciamo perché è visto da ragazzo, essendo stato alunno, e non dico altro. Quindi auguri a tutti gli abitanti di Soveria Mannelli, e che sia un augurio per il bambino che sta per nascere e per la mamma che sta per lasciarci. Quindi credo che sia un augurio veramente, non è il volersi bene, ma che veramente, veramente possiamo capire che l'altro non è l'inferno, come diceva il filosofo amico di dottore Caligiuri, non è vero che è amico tuo, Sartre, no, l'altro, non è l'altro non è l'inferno, ma come diceva qualche altro, l'altro è mio fratello. Auguri a tutti. Grazie. Thank you very much. Per me, nuvaglione di 14 anni che è partito da Soveria Mannelli e sono andato in Canada, orfano, che mio papà era morto quando io avevo 2 anni, allora siamo arrivati in Canada con l'aiuto dei parenti e amici
Io ho avuto fortuna di aprire una catena, prima un'officina e ora una catena di autocentri. Ci troviamo bene, con me qui oggi c'è non solo mia moglie, ma anche i cugini Roberto e Pino Maletta e amici. Noi siamo, io Signu Nuvero Suveritano, e ritorno qui spesso. L'ultima volta che sono stato qua era a settembre, ritornerò a maggio, poi luglio e agosto, e sono veramente felice di venire qua. Ultimamente abbiamo avuto un po' di problema, che sono andato a rapinarci alla casa lì a Campora, ma fortunatamente con il buon lavoro dei carabinieri abbiamo recuperato quasi tutto. Allora, cosa dico io? Io ho compiuto 50 anni di attività propria. Nella provincia dell'Ontario sono titolare di una catena di autocentri, una autocentri che vendiamo gomme e ripariamo macchine. Noi vendiamo oltre 1000 copertoni al giorno e fatturiamo oltre 2000 riparazioni al giorno sulle macchine. Non solo che abbiamo gli autocentri, ma siamo anche titolari della società dei computer che gestisce tutto questo mestiere. Abbiamo compiuto 50 anni il 14 ottobre e nell'occasione abbiamo fatto una grande festa a Toronto, dove abbiamo invitato i nostri amici a venire a partecipare e ognuno ha dovuto pagare per venire. E abbiamo raccolto $305,000 che l'abbiamo donati al più grande ospedale della zona in cui io faccio parte del consiglio di amministrazione. E poi con la mia bella famiglia abbiamo organizzato una zona nell'ospedale per i bimbi e abbiamo dato un supplemento per portare la cifra abbastanza alta. Parlando con il nostro carissimo sindaco, io e la mia famiglia siamo pronti ad organizzare un Kids Zone. Kids scritto K-I-D-S Zone. Okay? Voi preparate, mi dite quant'è e noi mandiamo un conto. Grazie a voi tutti, siete tutti invitati di venire a Toronto a trovarci. Il mio nome è Ralph Chiodo, andate su Google e vedete qualcosa di quello che noi facciamo. Io prendo tutti i premi, ma è la famiglia che fa la fatica. Grazie. Mi sorprende sempre e mi commuove sempre, quindi io lo ringrazio per questo sentimento che mi ispira. E adesso saluto tutti quanti voi, non parlerò più dopo, e prego il nostro prefetto di concludere per me questa serata. Grazie a tutti. Sindaco, la ringrazio per questo onore, è troppo, perché devo dire che è una bellissima serata, perché spesso, come noi calabresi, anche io sono calabrese. No, sono di Reggio Calabria. Non sono suveritana. Non tutti potevano nascere suveritani. No, per carità. È chiaro, la varietà esiste per questo. Diciamo che è una Calabria, quella di stasera, diversa. Una Calabria in positivo, non sempre c'è nelle riunioni, negli incontri che si fanno nei vari comuni. Nei nostri comuni spesso ci si piange addosso, perdonatemi, ci sono le condizioni, non è una critica, ci sono le condizioni perché oggettivamente siamo una realtà in difficoltà
e l'oggi è ancora forse più difficile dei giorni precedenti. E ogni volta, ogni giorno c'è una difficoltà in più, ma ci sono anche delle positività enormi, e queste di stasera è come se ci fosse stata una bella concentrazione di energia positiva che da Soveria Mannelli deve partire per il resto della provincia, ma anche per il resto della regione. E spesso, andando fuori, i calabresi vengono indicati solo per gli aspetti negativi, vengono conosciuti solo per gli aspetti negativi. Non è vero. Noi abbiamo tantissimi giovani in giro. Lei è partito tantissimi anni fa e ha costruito una bella realtà in Canada, ma non creda, ancora oggi dai nostri territori si continua a partire. Io lo dice una mamma di 3 figli, tutti fuori. Che il signore lì l'ha iniziato pochi anni fa. Infatti, ma non sempre chi investe in Calabria riesce poi a realizzare in Calabria, perché è difficilissimo realizzare in Calabria, per tante condizioni, che sono condizioni di criminalità, che sono condizioni di strutture che mancano, perché mancano le infrastrutture spesso e volentieri, che sono condizioni di, forse di una incapacità nostra di fare rete, perché quello che spesso manca in Calabria è la capacità di mettersi insieme per costruire. Si privilegiano le diversità e le opposizioni invece di privilegiare quelle che sono le convergenze e i tanti fattori comuni che abbiamo. La nostra terra è ricca di una serie di valori che andrebbero amplificati e portati all'esterno, ma non solo i valori, la capacità anche di fare cultura. Io parto dalla mia esperienza personale. Io stessa sono andata fuori per poter studiare, per poter poi lavorare, poi sono tornata per fatti familiari, perché mi sono sposata, ma dopo di me i miei figli sono di nuovo andati via. Il mondo calabrese deve cercare, per poter rinascere, deve cercare di far tornare indietro chi è andato fuori. È importante andare fuori, perché si impara tanto, ci si apre la mente, si capisce quello che forse in territori ristretti non si è in grado talvolta di sviluppare. Ma è bene anche tornare per cercare di dare il meglio di quello che abbiamo imparato. Soveria Mannelli è un'eccezione nel territorio. Io l'ho sempre conosciuta, anche quando ero a Reggio Calabria. Ormai sono tanti anni che manco dalla mia città. Ma anche quando ero a Reggio la conoscevo, perché era in Calabria sempre rappresentato un mondo diverso, era come se fosse un passo avanti. Mi ricordo un servizio televisivo, ma parlavamo degli anni 90, fine anni 90, in cui si parlava di Soveria Mannelli come un centro calabrese d'eccellenza in cui si era sviluppata l'informatizzazione. Beh, io questo era un servizio degli anni 90, quindi già da allora Soveria ha rappresentato un po', anche per noi calabresi, una specificità e una diversità di cui vi devo dare atto. Infatti vengo volentieri, questa zona del Reventino ha delle caratteristiche, il sindaco di De Collatura lo sa, perché anche da lei vado spesso. È una zona che emana energie positive, se posso dire, e queste energie vanno sviluppate per poter poi irradiarle anche nel resto della provincia e della regione. Non tutte le località sono così. Io giro abbastanza, non molto, perché poi il lavoro mi costringe a stare spesso in ufficio, però per quello che giro ci sono delle comunità che hanno elementi positivi in modo spiccato, e questo sicuramente lo è. Io vi ringrazio per avermi data questa occasione stasera, faccio i complimenti a tutti coloro che hanno ricevuto i premi e faccio tantissimi auguri al giovane Stefano, che ora va a Sanremo, quindi speriamo che possa avere a Sanremo il successo che si merita. Buona serata a tutti, perché è buon compleanno. Un altro anno ci rivediamo? Non lo so, io non so, vedremo. Non per voi, per me, non so.